Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, Matteo 13, 54, 58. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?» Ed era per loro motivo di scandalo. E Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Amen. Carissimi amici, oggi abbiamo un brano di pochi versetti dove ci viene presentato Gesù che nella sua patria, quindi a Nazareth, nella sua città, nel suo paese, viene riconosciuto da tutti, ma tutti, pur riconoscendolo, non credono in lui. Dicono: «Ma che cosa vorrà mai dirci? Che cosa è venuto a fare? Noi non vogliamo credere che lui è il figlio di Dio, noi non vogliamo credere che c'è qualcosa di più di quello che abbiamo conosciuto, di quello che abbiamo visto». E l'Evangelista Matteo dice, al termine di questa pagina del Vangelo di oggi: «A causa della loro incredulità, Gesù non fece molti prodigi». Ecco, io vorrei prendere da questa parola, che apparentemente sembrerebbe negativa, quindi potremmo dire, certo che la liturgia oggi non è che ci ispiri molto, questa parola del giorno, a vivere bene la giornata in un'atmosfera positiva, cristiana, ottimista. In realtà è una bellissima notizia, perché qui, in questo versetto 58, abbiamo la chiave per ottenere prodigi nella nostra vita. E qual è la chiave? La fede, la fiducia in Gesù, la fiducia che Lui è il Signore, fiducia che in Gesù ogni nostro problema è stato risolto, fiducia che Dio può anche oggi intervenire, che Dio anche oggi può sorprendermi, Dio può sorprendere la mia vita, Dio può intervenire nella mia vita. Perché le persone a Nazareth lo hanno disprezzato, non lo hanno accolto, hanno dubitato. Noi oggi invece abbiamo una grandissima opportunità per credere in Gesù. Una grandissima opportunità per credere che Gesù, figlio di Maria, fratello di Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, è davvero il Messia. Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Gesù Cristo è il Salvatore. Ecco che oggi abbiamo davvero un insegnamento meraviglioso. Quante volte noi in qualche modo declassiamo la figura di Gesù. Quando pensiamo a Lui diciamo: «Ma sì, che cosa potrà fare? Forse mi ha aiutato una volta», ma altre volte quasi noi lo rendiamo impotente, ma a causa della nostra incredulità. Lo rendiamo impotente a causa della nostra sfiducia, a causa di una nostra debolezza, di una nostra fragilità e molto spesso a causa della mancanza di preghiera, mancanza di una relazione personale con Lui. Perché più stiamo con Gesù, con la Sua parola, più preghiamo, più lo amiamo, più lo serviamo e più Lui si manifesta a noi e dice la parola, può compiere molti prodigi. Allora oggi ecco la chiave per i miracoli, la chiave per vedere grandi segni nella nostra vita, la fiducia. Carissimi amici, se noi non abbiamo fiducia in Gesù, non vediamo segni,
se noi anche oggi non rimettiamo la nostra vita nelle sue mani, il nostro lavoro, le nostre attività, i nostri progetti, i nostri sogni, ebbene Dio non può intervenire. Dio non può realizzare il suo progetto, perché siamo noi che lo stiamo bloccando. E pensate che il diavolo mette nella nostra mente invece l'altro pensiero. Dio non ti può aiutare. Dio non è così forte come sembra. Dio non è onnipotente. Dio non ti ama. Dio non interviene. Invece vediamo perché non interviene. Perché spesso non abbiamo fiducia in Lui. A Nazaret non ha compiuto prodigi per la loro incredulità. Ecco la chiave, la fiducia. Abbiamo fiducia in Dio. Abbiamo fiducia che è un Padre buono, che è un Padre misericordioso. Allora mettiamo in pratica questa parola, nel verso opposto, non come gli abitanti di Nazaret, ma come abitanti della nostra casa, nei nostri paesi, che hanno fiducia in Gesù Cristo, Figlio di Dio. E le diciamo grazie, Signore Gesù, grazie per questo giorno, giorno benedetto, giorno di pace, giorno di splendore, giorno della Tua gloria, giorno in cui Tu ti manifesterai in mezzo a noi. Signore, oggi voglio accoglierti come mio Signore e mio Salvatore. Malgrado le difficoltà che sto vivendo, malgrado le crisi, malgrado i miei rallentamenti, le mie debolezze, Signore, voglio confidare in Te. Confido nel Tuo nome, confido nella Tua potenza, che sei un Salvatore potente, che sei un Dio davvero grande. Confido che Tu mi aiuti, che Tu mi salvi, che Tu sei al mio fianco. E grazie perché solo con Te, in questa fiducia, potrò vedere segni, prodigi e miracoli. A Te, Signore, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Così, cari amici, apriamo il nostro cuore a Dio, crediamo in Lui e diciamole oggi più volte in questa giornata, quando usciamo fuori, siamo in casa, siamo al lavoro, siamo in macchina, a piedi, camminando, passeggiando, gli diciamo: Signore Gesù, ho fiducia in Te, rimetto nelle Tue mani la mia vita e vedrai che Dio aprirà una strada anche nel deserto per te. Grazie che mi avete accolto, buona giornata, a domani, ciao!